Ciao ragazzi e benvenuti qui sul canale Umberto Ronco, oppure se mi stai seguendo dal potentissimo e polifunzionale sito chitarrawow.com. Oggi parleremo di un annoso problema che hanno sia i principianti che, diciamo, i chitarristi intermedi. Il problema di oggi è la pulizia del fraseggio, una cosa da non sottovalutare perché molto spesso ci si concentra sulla mano esecutrice, sulla sua giusta esecuzione delle note, ma si perde quello che è la precisione per quanto riguarda la mano che plettra e soprattutto ci sono dei problemi spesso di pulizia, ovvero ci sono delle corde a vuoto che tendono a risuonare e quindi a rendere poco definito e non piacevole quello che stiamo suonando appunto con la mano esecutrice. Oggi andiamo a vedere alcuni trucchi per riuscire a definire meglio il tuo playing e a far sentire meglio le note che stiamo suonando con degli esercizi semplici. Il primo grave problema è quello che io chiamo sindrome da mano volante. Spesso i miei allievi hanno una buona impostazione della mano esecutrice perché spesso è quello che il principiante guarda di più, no? Devo imparare bene a mettere questa mano, ma si tende a sottovalutare l'importanza della mano plettrante che spesso è appunto volante, quindi molto distante dalle corde, spesso con questo angolo del polso sbagliato che rende molto imprecisa la plettrata, perché immaginatevi di dover percorrere ogni volta la strada alle corde e soprattutto spesso si prende quella che non si vuole prendere perché il movimento è largo e di conseguenza le corde sono vicine, spesso invece di suonare quella giusta si suona quella sbagliata. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appoggiare questa zona del palmo sul ponte, su qualsiasi ponte, se avete un Tunomatic, se avete uno fisso, se avete un Bigsby, non cambia nulla, appoggiare appunto al ponte in modo da avere un punto sempre equidistante dalle corde, cioè se voi non muovete il vostro punto, le corde le troverete sempre nello stesso posto, in modo da essere appunto più precisi nel suonare. Ok, quindi questa è la prima cosa, evitare la sindrome da mano volante. Piazzatevi bene sulla vostra chitarra, non abbiate paura anche di appoggiarvi sulle corde basse se state suonando le corde alte. Questo servirà anche per ammutare eventuali, appunto, eventuali suoni indesiderati, ma lo vediamo dopo. La seconda sindrome è da schifo plettro, ovvero molto spesso i miei allievi tengono il plettro molto all'infuori rispetto il pollice. Questa posizione porta a due tipi di errori. Primo, l'imprecisione, sempre, perché voglio dire, tenendolo così, è talmente lungo che può prendere la corda sopra o la corda sotto. E seconda cosa, spesso si infila tra le corde e si fa questo e quindi lo si perde spesso e volentieri. La posizione invece del plettro deve essere questa, cioè tenendo appena appena la punta fuori dal nostro pollice, in modo da fare anche meno movimento quando si plettra. Vedete? Vedete come appunto si muove con più precisione rispetto appunto un plettro tenuto in questa maniera e quindi anche permette una migliore distribuzione della forza per plettrare. Ci sarà anche una maggiore convinzione di plettrata. Ok? Quindi mi raccomando, tenete il plettro in questa posizione con una piccola punta fuori, non troppo, altrimenti vi sverniciate tutto il pollice. L'altro errore tipico di chi suona con il plettro è impattare la corda con tutta la sua superficie, con tutta la superficie del plettro in questa maniera. Ok? Immaginatevi che il mio dito sia la corda, quindi guardate quanta resistenza
il plettro dà alla corda, senza contare che probabilmente non suoneremo molto dinamicamente perché la schiacceremo parecchio. Quello che dobbiamo fare è rendere il nostro plettro un po' più obliquo, cioè non così, ma così, in modo da farlo passare tra la corda in maniera più agevole. Quindi non impattiamo dritti, perché oltretutto darà appunto questo suono magari molto più senza contare che nell'upstroke potrebbe capitarvi anche di perdere il plettro, mentre invece lo rendiamo un po' più obliquo e vedrete anche che scivolerà molto meglio tra le corde, rendendovi il fraseggio molto più fluido. Bene, adesso abbiamo visto come impattare la corda con il nostro plettro e dove piazzarci con la mano plettrante. Quello che non abbiamo visto però, qual è il trucco appunto per silenziare le corde che non ci interessa suonare. Bene, bisogna dividere il movimento in due grandi momenti, quello in cui scendiamo verso i cantini e quello che dai cantini andiamo verso le corde basse. Bene, dalle corde basse ai cantini, quello che dobbiamo fare è progressivamente abbassare il nostro palmo sulle note che abbiamo già suonato. Quindi partiremo in questa posizione e iniziamo. Vedete a fare questo movimento? All'inizio è vero che si può sentire un po' di suono palmuting, che tra l'altro non è neanche male, però vedete come alla fine arrivo che le corde di sopra sono totalmente mute, perché il mio palmo è completamente appoggiato di sopra. Invece il responsabile di ammutare i cantini quando noi andiamo dai cantini ai bassi e l'indice, che tornando indietro, intanto io libero i bassi con il mio palmo, ma alla fine vedete che i cantini sono mutati, quando sono l'ultimo, mutati dall'indice, ok? Quindi buon esercizio a fare la pentatonica andata e ritorno. Se non avete sbagliato la plettrata, se avete impattato correttamente, il suono appunto è questo qua. Adesso vi lascio un paio di esercizi molto buoni, sia per imbroccare la corda giusta che per mutare le corde indesiderate. Altra cosa importante è non guardare la mano esecutrice. Cerca di trovare un fraseggio che conosci molto bene, che quindi le tue dita vadano abbastanza da sole, e guarda invece la tua mano plettrante. Guardala attentamente, guarda che movimenti fa. È un consiglio veramente idiota, ma veramente importante. Adesso ti lascio con un esercizio in cui dovrai applicare tutti i consigli che ti ho appena esposto precedentemente. Ricordati che la tab di questo esercizio la puoi trovare in descrizione con un link scaricabile cloud. L'esercizio lentamente è questo. Vivamente con questo video di averti aiutato almeno un pochino a migliorare la tua tecnica. Oh, poi ti dico una cosa, se sei risultato positivo al tampone per la sindrome della mano volante, non ti preoccupare, c'è una cura. Sai qual è? Continuare ad allenarsi. Quindi io ti saluto e ci vediamo la prossima settimana.